quello di Marco Morono 416, considerata l'imminente scadenza del termine per il rilascio del relativo nulla osta da parte dell'ente alla società successa, promotrice del progetto, chiedo in senso dell'articolo 18,5 del regolamento comunale la conclusione di un'unione urgente per conoscere lo stato dell'arte del progetto dell'impianto ambientale, dell'impatto ambientale dello stesso e delle determinazioni dell'amministrazione attraverso i suoi tecnici ha assunto o intende assumere in ordine al rilascio della suddetta documentazione o un nuovo stato progetto. Si propone quindi di approvare un atto di indirizzo affinché l'ufficio competente sospenda in autorità qualsiasi atto per procedere alla realizzazione dell'impianto nelle modi di fare maggiore chiarezza. Sempre in data 11 dicembre 2017, protocollo 14.310, il signor Lettore in ordine di protocollo, non il primo, secondo e terzo, il consigliere Piccione mi chiede la convocazione di un consiglio comunale urgente del giorno 15, non è stato possibile il giorno 15, perché adesso dicendo sulla realizzazione di un impianto di biometano da realizzarsi in contatto sabbiaggio nel comune di Francofonte. La sottoscritta Luciana Alessia, consigliere comunale per l'estendita colore rossa in data del 16/12/1982, richiede un consiglio comunale urgente per discutere della possibile realizzazione di un impianto di biometano presso la contrada di sabbiaggio del comune di Francofonte, con votazione da parte del consiglio comunale vincolante favorevole o sfavorevole e determinante per il successivo sviluppo del possibile realizzazione. Grazie signor Presidente, grazie ai consiglieri che mi hanno dato la possibilità di poter intervenire per primo e poter dire cosa ne pensa l'amministrazione di questo progetto. Io devo dire, così come mi è già stata data la possibilità di fare con la stampa, che vorrei scontare subito il campo da una cosa, che questo impianto non è un impianto che è stato voluto dall'amministrazione comunale di Francofonte, ma è un impianto che in qualche modo ci è stato imposto da una ditta che ha scelto di fare nel territorio di Francofonte. Questo impianto ha preso e ha presentato un progetto tramite il nostro ufficio che avvalendosi, il nostro ormai non so se è chiaro il funzionamento, praticamente ci sono delle norme che privilegiano le aziende che vogliono produrre da fonti di energia alternativa energie rinnovabili. Queste leggi purtroppo svincolano le aziende che fanno le proposte dai territori all'interno del quale queste proposte vengono fatte. Quindi attraverso il nostro SUAP, l'ufficio si riceve la pratica e la passa immediatamente alla regione, in questo caso all'assessorato dell'energia, che è l'ente di istituzione che provvede ad effettuare tutti i passaggi burocratici e tecnici per arrivare alla eventuale realizzazione dell'opera per la quale si richiede l'opera. La regione siciliana nell'ufficio chiede tutta una serie di attestazioni di documentazione agli enti che per legge sono preposti alla tutela del territorio, alla tutela dell'ambiente, quindi partiamo da, in questo caso per alcune competenze dal comune di Francofonte, sovrintendenza, ARPA, Vigili del Fuoco, comunque tutte quelle aziende o quegli uffici, tutte quelle parti che per legge devono esprimere. Il Comune di Francofonte in questo caso che cosa fa? Io, tramite il suo, come dicevo, l'istanza fatta il 16 maggio, e c'è un motivo chiaramente già so contestato.
responsabile o meno per cui il comune non si attiva immediatamente in questa cosa, perché io direi che l'ente per eccellenza preposto alla tutela della salute dei lavoratori, anche per competenza professionale, non tanto perché glielo vogliamo delegare, è l'ARPA. ARPA che nella provincia di Siracusa è abituata, tra virgolette, a confrontarsi con determinate tipologie di piani, con determinate proposte, che quasi quotidianamente arrivano e che dico, hanno e presentano degli aspetti di una delicatezza enorme. Per cui io mi sarei aspettato che, fatte queste richieste, l'ARPA desse, visto le paure che abbiamo, le ansie che abbiamo, che circolano da parte di tutti quanti noi, desse un parere negativo o desse quantomeno la possibilità di confrontarci su queste cose. Il 4 ottobre del 2010 l'ARPA trasmette il proprio parere alla regione siciliana, senza neanche mandarlo al comune, neanche per conoscenza, mentre molte altre atti sono state mandate per conoscenza al comune da molti altri enti. Non lo vanno neanche per conoscenza. Noi veniamo a sapere che la procedura è completa ed è quasi pronta quando viene pubblicato dall'assessorato regionale l'avviso di autorizzazione integrata ambientale. Questo avviso lo pubblico perché all'interno della procedura di autorizzazione è necessario che l'azienda proponente chieda l'AIA, quindi viene data l'AIA dell'autorizzazione ambientale, vengono dati ulteriori 30 giorni a tutti quelli, a tutti coloro che vogliono in qualche modo o devono esprimere parere su questo ulteriore sull'AIA. Da qua scopriamo, veniamo a sapere che anche l'ARPA aveva dato parere positivo all'impianto. Quindi l'ente per eccellenza, tutore della salute pubblica, dà parere positivo. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che un impianto tecnologicamente avanzato come quello presentato, che presenta degli aspetti tra virgolette quasi incomprensibili per la maggior parte di noi, perché non abbiamo le competenze professionali, tecniche, per poter valutare la qualità o la finalità di un impianto del genere, apparentemente sembra che sia un pochettino o che possa essere la panacea di una parte dei mali che abbiamo, perché questo impianto ha una prima analisi doveva servire a trattare la frazione umida dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. La parte che è stata un po' poco chiara e che anche confrontandoci con l'ARPA, diciamo, non siamo, perché loro appongono delle motivazioni tecniche, la parte che è stata molto meno chiara era quella relativa al trattamento di una porzione del solvallo, si chiama solvallo, che praticamente sarebbero dei rifiuti in qualche modo non differenziabili, che in piccola parte dovevano essere trattati all'interno degli impianti e dovevano, attraverso un fenomeno di idrolisi, produrre ulteriori quantitativi di gas a rischiare con quello del biometano già esposto. Questa è una cosa che in qualche modo ci ha messo un po' in allarme, perché non si trattava più esclusivamente di umido, ma di una piccola percentuale che dovrebbe essere trattata con biometano. Chiaramente loro ci assicurano che l'impianto è tecnologicamente avanzato, è sicuro, è certo, è certificato, è normale, ma i dubbi sono tantissimi da questo punto di vista. E il dubbio principale viene quando l'assessorato regionale non ritiene di tenere in considerazione il comune di Francofonte anche per la trasmissione di questa benedetta AIA, cioè l'AIA viene pubblicata nel sito della regione siciliana e non viene inviata neanche per conoscenza al comune di Francofonte. Ora, io già so
confronto con i cittadini subito dopo la presentazione, subito dopo la richiesta. La risposta è semplice, la risposta è perché io aspettavo che si pronunciasse l'ARPA, che ritengo fosse l'azienda da privilegiare in questo confronto, fosse quella che ha le più alte competenze, e ritenevo che il confronto con l'assessorato regionale potesse essere un confronto sereno e alla pari che ci consentisse di intervenire in tutte le fasi del confronto, cosa che invece non si è dimostrata così. Possiamo dire tutto, possiamo dire il contrario di tutto, la paura, e io lo capisco, la paura dei miei concittadini, la paura nostra, perché ci siamo confrontati, ne abbiamo parlato, rispetto ad un impianto del genere, essendo ignoranti rispetto alle procedure di lavorazione, sta nelle fasi di controllo, perché se magari tecnicamente un impianto del genere può sembrare perfetto, la paura è che non essendoci un controllo sufficiente, un controllo attento, quotidiano, un monitoraggio continuo dell'impianto, si possono verificare dei danni, si possono verificare delle emissioni dannose alla nostra salute e alla salute di tutte quelle persone che possibilmente potrebbero anche lavorare. Ora io dico, sostanzialmente il Consiglio Comunale, così come l'amministrazione di Francoponte, non può, non è chiamata a un voto sulla possibilità o meno di realizzare questi impianti, perché la legge non ce ne dà la possibilità. La legge salta a pie pari delle realtà locali per dare, forse anche potrebbe essere anche giusto per consentire comunque a chi realizza questi impianti una procedura molto veloce. Chiaramente così, non considerando le esigenze e le possibilità di conoscenza da parte dei territori, perché anche se assegnano questi benedetti 90 giorni, io penso che in 90 giorni, sicuramente iniziando dal primo giorno, avendo consapevolezza dal primo giorno, forse qualcosa di più l'avremmo potuto fare, ma io ritengo che per delle persone come noi che hanno delle competenze e non specifiche in questo campo, l'approfondimento avrebbe necessitato di tempi più lunghi e soprattutto di professionalità specifiche diverse. Io vorrei invitare, perché penso che da questo punto di vista incontrerò sicuramente il favore di tutti i consiglieri comunali, il Consiglio Comunale, che lo farà anche l'amministrazione, a determinarsi in maniera negativa rispetto alla realizzazione dell'impianto, ma non perché tecnicamente noi possiamo impedire la realizzazione di questo impianto, ma solo ed esclusivamente in ragione di alcune cose che meno male tutti quanti noi abbiamo toccato, perché già anche la consigliera Riccione, io ho avuto modo di sentire quello che ha detto il Presidente, comunque parlando così, cioè, noi abbiamo la possibilità solo ed esclusivamente di avvalerci, far forza sulle caratteristiche del nostro territorio e dire che seppur questo impianto potrebbe dare del risultato dei vantaggi alla cittadinanza di Francoforte in merito al posto eventuale del contenimento di rifiuto o meno, questo non vale il rischio che andiamo a correre, che è un rischio, non mi permetto di entrare nel merito di quello che è la qualità dell'impianto, di quello che può succedere o meno, ma un territorio come il nostro che fa parte dell'IGP Arancia Rossa e quindi diciamo viene valorizzato e viene conosciuto come territorio di produzione di agricoltura di qualità, un territorio come il nostro che ad aprile del 2017 comunque decide di aderire al consorzio di tutela e quindi ancora una volta migliorare se possibile la qualità del nostro prodotto, non può rischiare, è una cosa importante che non dimenticare, nei pressi dell'impianto c'è il fiume Ossea, un torrente chiamato come un torrente, c'è un torrente dalla quale molti prodotti, molti agricoltori prendevano risorse idriche per poter
pensare. Noi non sappiamo quale potrebbe essere l'interazione tra questo impianto e questo domenico. E quindi, perché andare a rischiare? Perché fare questo? Però sono dei motivi, io penso, almeno per quello che ho letto, per quello che ho visto, che difficilmente saranno accolti dall'assessorato, perché non sono motivi tecnici e perché l'assessorato pretenderebbe che qualsiasi motivazione, qualsiasi diniego dato all'impianto dovesse contenere delle spiegazioni tecniche e all'interno delle spiegazioni già dare le eventuali soluzioni alle problematiche esposte. Noi non possiamo dare delle soluzioni in questo senso, noi possiamo solo dire che abbiamo intenzione di proteggere il nostro territorio e che non ce la sentiamo di rischiare, non pensiamo che sia possibile rischiare avallando questa cosa. Vabbè, sono pessimista da questo punto di vista, ma un documento del genere che potesse essere la sintesi tra i documenti presentati dalle varie parti politiche, con il contributo dell'amministrazione, è l'unica possibilità che penso possiamo avere per poter interagire con l'assessorato e per dire di fermarsi a riflettere su queste problematiche. Questa è la proposta dell'amministrazione che chiaramente assieme a voi dovremmo cercare di definire nei vari punti e cercare di argomentare nel miglior modo possibile per poterla far vedere all'assessorato come proposta della città di Napoli. Questo è quello che io dico sempre, avendo ben attenzione al fatto che nell'amministrazione, nel Consiglio Comunale, potrebbe determinarsi direttamente sulla fattibilità tecnica dell'impianto di produzione di biogas. Su questo ci dobbiamo confrontare. Io ho degli appunti, ho preso degli appunti, così come penso tutti quanti voi, così come tutti i consiglieri comunali, per cui l'amministrazione ritiene di dover argomentare in maniera negativa rispetto alla realizzazione dell'impianto. Io credo che lei da maggio ad oggi aveva il dovere di informare i consiglieri comunali e la cittadinanza tutta. Credo che lei non abbia fatto il sindaco in questi 6 mesi. Ritengo che oggi questo lacrimevole dopo che è stata la cittadinanza a suscitare, i consiglieri comunali a suscitare questo consiglio comunale per venire a conoscenza di un progetto di cui ne sconoscevamo assolutamente i termini, tutt'oggi ne sconosciamo anche i termini del progetto.
un'amministrazione che 2 anni fa aveva la strategia rifiuti zero, che era facciamo propaganda ogni anno e facciamo la giornata ecologica e stiamo cercando in tutti i modi con l'economia, la raccolta differenziata, e mi viene a dire ora che quasi quasi non, lei non è la coscienza. No, ma sì, guardi, mi sono perduto, mi viene a dire la coscienza. Ora io voglio capire, il 4 luglio, quando è stata convocata la conferenza dei servizi, il comune di Francoponte non ha risposto quindi niente, si è fatto del silenzio assenso. Il motivo per il quale il comune di Francoponte ha taciuto qual è? Qual è? Cioè è incomprensibile questo atteggiamento del comune di Francoponte. Io chiedo ufficialmente, intanto noi lo sappiamo che stasera non possiamo votare favorevole, sfavorevole all'impianto dal punto di vista tecnico, ci vedranno probabilmente a Palermo i parlamentari a fare ancora gli uffici regionali, giusto? Noi però dicendo, entro il giorno 20, possiamo mandare delle osservazioni. Noi come consiglio comunale, ma lei facendo valere il suo, la sua autorità in materia sanitaria, lei se veramente ha a cuore le sorti di questo paese, deve coscientemente da sindaco mandare questo parere. Lei, noi lo sappiamo cosa possiamo fare come consiglio comunale, ma lei da oggi deve prendere coscienza che è il sindaco di questo paese e che il popolo di Francoponte non sono delle regole che devono subire le scelte fatte dagli altri. Sindaco! Consigliere Ciocco. Grazie Presidente. Io come consigliere Russo, non so se è l'animo del Natale, oppure il sindaco è diventato un tratto sfavorevole alla progettazione di questo impianto dopo che in un'ultima intervista sua rilasciata qualche giorno fa mi ricordo di aver letto che era favorevole alla realizzazione dell'impianto. Forse tutta questa gente l'ha spaventato un po' e ha fatto un passo indietro. Speriamo che continui su questa strada. Per quanto riguarda il silenzio, quindi il fatto che nessuno di noi ha saputo nulla, io intanto volevo fare una domanda ai miei colleghi consiglieri, se qualcuno di voi magari lo sa, perché io sono il consigliere Piccione e tante cose non le so mai, però qualcuno di voi lo sapeva, ha saputo? Io non ho dichiarato che... Io l'ho saputo tramite un video fatto dai ragazzi portavoce del Movimento 5 Stelle, non so se qualcuno di voi lo sa. Io consigliere Ricci lo sapeva, consigliere Merenda lo sapeva, siamo nelle stesse con sua condizione, consigliere Bona, consigliere Di Silvestro lo sapeva, assessore Previdelli, lei ha conoscenza? Come assessore, all'epoca non era assessore, dobbiamo fare solo assessore municipale, assessore Quartieri, ne ha conoscenza? Lei sì, il sindaco sì, per disgrazia, non conoscenza, vice sindaco, non era conoscenza. Il vice sindaco non era a conoscenza, l'assessore da Roma non era a conoscenza, il consigliere di Fiume non era a conoscenza, non era a conoscenza, il presidente del consiglio non era a conoscenza, non era a conoscenza, il consigliere Castania non si era a conoscenza. No, abbiamo saputo cosa è un grande tempo, grande stampa. Il fatto gli assenti non posso parlare, quindi non so se gli assenti erano a conoscenza o non a conoscenza. Peccato che sono assenti. E purtroppo non potremmo avere il loro parere. Quindi da maggio viene taciuta una cosa del genere che si scopre per caso, che tratta l'attenzione di persone che non siamo noi, e per questo io chiedo scusa per non essere stata attenta a seguire correttamente e costantemente la loro, mi prendo le responsabilità. Ovviamente quando veniamo a sapere di questo progetto chi più chi meno ci documenta. Ora posso capire che abbiamo preso documenti venerdì e non siamo tecnici e non lo capiamo, ma sentire parlare un sindaco e un presidente di consiglio che ammette che era a conoscenza di questo fatto e sentire esprimere con termini credo a quanto ho letto, mi sembra che abbia letto posto. Sì, io non posso o prima di prenderci delle responsabilità
fatto all'Entini nel comitato una discarica, avremmo potuto attenere quantomeno un po' di tempo in più per poter agire. Ad ogni modo, mi svesto della polemica e leggo la mia relazione dove è possibile, dove ascolterete qualche domanda per la quale vi chiederò di rispondere, visto che non leggo la interrogazione. Mi siedo perché sennò non c'è niente, scusate. Premesso che il Circolo Mille Papale di Rossi, il gruppo politico che io rappresento in Consiglio Comunale, è stato sempre sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile ambientale, è stato sempre e lo è tuttora contrario alla creazione di discariche e inceneritori che distruggono territorio, ambiente e salute. Premesso che l'ente comunale non ha posto in essere nessuna comunicazione in termini di trasparenza e sensibilizzazione al di fuori della semplice pubblicazione dell'albo, chiedo com'è possibile parlare oggi di consenso popolare avendo tenuto nascosto fino a questo momento la possibile realizzazione dell'impianto di cogenerazione. Esigo quindi massima chiarezza e trasparenza sul progetto relativo alla realizzazione dell'impianto, che a mio avviso e avviso di qualche tecnico non è proprio ad emissione zero come vogliono farci credere. E voglio ribadire per l'ennesima volta che l'unica strada percorribile altro non è che la raccolta differenziata. Al contrario di questi impianti che possono inquinare acqua, aria, suolo e vanno ad intaccare alla salute e dei prodotti agricoli e derivati. Il concetto di consultazione pubblica non può in alcun modo, signor Sindaco, esaurirsi in una mera comunicazione di servizio nei confronti della comunità locale, ma esige, così come la puntuale e inequivocabile revisione normativa, della più ampia e immediata disponibilità. Noi abbiamo ricevuto i documenti venerdì, di tutte le informazioni utili, quali le documentazioni di progetto e gli atti connessi all'iter procedurale amministrativo, necessari affinché cittadini, comitati, associazioni di riferimento possano formulare le proprie osservazioni. Osservazioni che vale la pena ricordare possono integrare o addirittura sconfessare nel merito le determinazioni assunte dalla nostra amministrazione o più semplicemente far sorgere qualche interrogativo lecito e legittimo. È una mia ampia perplessità, e avanzata sia da me in prima persona che dall'intera cittadina, e cioè nel merito alle possibili conseguenze in termini di salute, di impatto ambientale, di impatto umanistico, di viabilità all'interno di un territorio a conduzione prettamente agricola, senza tenere conto dell'impatto infatti sull'agricoltura, sono essenziali di sostentamento economico di molte famiglie. Un impianto del genere andrebbe ad intaccare l'identità territoriale legata alla produzione agroalimentare di qualità, pensiamo alla filiera del biologico o alle produzioni di origine controllata e protetta, unica via sostenibile dello sviluppo economico. A me in realtà sembra che in nome delle fonti energetiche pulite e rinnovabili si sta consumando una colossale speculazione ai danni dell'ambiente, delle comunità locali e soprattutto ai danni dell'agricoltura. Quest'ultima settore da difendere, incentivare, sostenere e salvaguardare. Devo aggiungere inoltre che parliamo di una zona, un grande sabbiaggio, già fortemente deturpato dal punto di vista paesaggistico, dal parco eolico, senza sapere per giunta che ricavati ne hai di questo parco eolico. Stando alle parole di Michele Porti, docente di agraria all'Università di Milano ed esperto di rischi ambientali e sanitari, le centrali di biogas sono inquinanti se non gestite in modo idoneo. Oltre all'avvelenamento dei terreni e tra i problemi segnalati, le alte emissioni prodotte da queste centrali, capaci di bruciare altre quantità di materiale organico per produrre energia, oltre a liberare polvere sottili, emanano ossidi d'azoto, ozono e altre molecole inquinanti. Non me ne sono inventate queste cose. Il danno alla salute, assicura il dottor Conti, medico dell'ospedale centrale di Lodi, è molteplice, perché gli effetti diretti degli ossidi d'azoto NOx, come le malattie respiratorie, si devono sommare quelli dell'ozono e del particolato fine che possono causare infatti altre patologie cardiorespiratorie, oltre al cancro al polmone. Pertanto chiedo se l'ufficio tecnico ha valutato le emissioni in atmosfera, le emissioni d'origine, gli scarichi, le emissioni acustiche e l'impatto soprattutto che queste avranno sulla agricoltura,
considerato che la zona di è limitrofa agli alimenti contrari sia al Leo ma anche alla salute dei cittadini. Quali sono dunque gli effetti che la progettazione, realizzazione e esercizio di tale opera determinano per l'ambiente? E ancora considerato che l'area in questione risulta essere zona agricola nel nostro piano regolatore, mi chiedevo se ci sono state delle variazioni. Un'altra domanda agli uffici competenti è quella se hanno valutato l'impatto sulla viabilità, nel senso che i mezzi predisposti, considerati ovviamente mezzi pesanti, come arriveranno in questo luogo, in questa posizione isolata e difficilmente accessibile? Attraverseranno forse il paese? Non lo so. Altro dubbio, forse perplessità per la quale chiedo risposta, è in questa splendida società, la Sogesta, una società che la si deve cercare su internet, ma che esiste. Il sindaco diceva, l'ho notato, che la società ci assicura, ce l'ha assicurato una ditta che non ha presentato neanche un progetto ed è nata il 28 marzo 2017. Riguardo l'affidabilità della società proponente, la Sogesta SRL, ricordiamo che una società costituita ad hoc il 28 marzo 2017, che allo stato attuale, questa è una misura, allo stato attuale risulta inattiva. Questo impedisce a noi, al sindaco e a tutti coloro che volessero accettare o all'altro di dovere, impedisce di verificare la competenza, l'esperienza pregressa e la serietà di un'azienda che non ha il coraggio di metterci la faccia e che realizzerà, gestirà e si prenderà anche i soldi di questo impianto. Un'azienda appena nata che ha versato come capitale sociale 2.500 euro. Ci vuole fare soldi con questa storia, facciamo i soldi, però pensiamo tutti che loro fanno i soldi e noi moriamo insieme a loro senza fare soldi. Questo meccanismo purtroppo non c'è di nuovo e sappiamo tutti cosa vuol dire una società che ha da altre due società che hanno il 50% ciascuno, e poi spunta la sua gesta, il 50% ciascuno della società Agatos SPA e Solcara SRL, una società di me. È chiaro che non possiamo affidare a questa società nessuna responsabilità, è chiaro che siamo di fronte all'ennesimo gioco nelle scatole cinesi. Per quanto riguarda l'ultimo punto, perché non penso che mi posso dilungare ancora, ho sentito parlare e puntare tanto sulla creazione di posti di lavoro. Ecco, io vorrei svincolare, e spero che il sindaco mi dia un forte in questo discorso, vorrei svincolare l'ambito da questa speculazione, da questa ennesima menzogna. A fronte dei posti di lavoro ipotizzati ci chiediamo quante di queste professionalità, io penso che un impianto del genere possa avere almeno, mi riferivo, 5-6 persone a lavorare, 3 altamente specializzate nella tecnologia avanzata e 2 di non lavorare. Quante di queste professionalità siano effettivamente presenti sul territorio, come ad esempio i carichi dirigenziali, che difficilmente una società privata concederà personale strano reclutato per un nuovo avvio del progetto. Quanti posti di lavoro andrebbero persi piuttosto, e riflettiamoci signor sindaco, a causa della situazione problematica in cui si troverebbero le tante aziende agroalimentari vicino all'Italia? Quante realtà saranno ancora disposte a investire nel territorio le proprie risorse economiche per progetti turistici agroalimentari dopo l'installazione di un impianto? L'ultima perplessità che avevo, l'ultima per modo di dire, è questa, che io ho provato a leggere il progetto, mi sono impegnata, perché in fondo se lo leggi qualcosa poi la percepisci, la capisci, non è che poi siamo proprio così a terra. In modo volgare, per la mia scarsa conoscenza, mi sono trovata di fronte a un progetto definitivo, iniziale, idilli,
idilliaco, idilliaco, fantastico. E poi, alla fine, questi due foglietti. La relazione tecnica è dei due ed è un'integrazione al progetto. Un'integrazione con titolo, materie prime, ingresso. La potenzialità di impianto è di media 420 tonnellate al giorno di materie prime che potranno essere rappresentate anche da rifiuti organici. Anche. Ma allora io non c'è ricordo se c'è qualcosa di organico. Però io non sono tecnico, non lo posso dire, lo sto chiedendo. Allora si inoltrano una serie di codici, altri codici c'erano la quale seguono le diciture del prodotto. Allora io non so se siano esattamente organici queste cose che vi sto per leggere. 020104, rifiuti plastici ad esclusione dei plastici. 020109, 020109 rifiuti agrochimici diversi da quella della voce, anche da operazione di lavaggio e pulizia, rifiuti legati all'impiego di conservanti, rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente, rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche, rifiuti prodotti da trattamenti chimici, scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, parte di rifiuti urbani e simili non compostati, carta e cartone, plastica e gomma, rifiuti combustibili, CDR, combustibile derivato da rifiuti, plastica, bla bla bla. Me ne ho dimenticata una, c'è l'ultima. Quando la c'è, così può disvelare questi segreti. Invece l'altra complessità, queste qua sono le materie in ingresso. L'altra sono nelle materie che escono, no? Quindi cosa emette? Oltre al biogas. Emette taglio e di danno sono pochi, ma la tipologia di emissione è una tipologia continua. E allora si presentano tra le emissioni. Taglio e i suoi componenti, mercurio e i suoi composti, antimonio e i suoi composti, arsenico e i suoi composti, piombo e i suoi composti, cromo e i suoi composti, cobalto e i suoi composti, rame e i suoi composti, manganese e i suoi composti, nichel, vanadio, stagno, monossido e così via. Ditemi voi, oltre alla parola bio, cosa c'è di bio in questo prodotto? Questo è quanto, grazie. Anche se c'è le leggi che dicono che possono presentare un progetto e poi avere tutte le autorizzazioni, però poi c'è anche quello del comune, da altri enti, mi sembra opportuno che una ditta che voglia venire ad investire in un comune a fare un progetto tale abbia come primo interlocutore. Cosa da quello che ho sentito stasera è che in questi giorni precedenti non c'è stato. Altra storia che mi suona male è quella che, pur avendo presentato questo progetto, il Consiglio Comunale purtroppo non ne ha saputo nulla e addirittura dico come Presidente della Commissione Lavori Pubblici di questo Comune non ho mai potuto essere messo nella condizione di discutere questo progetto, di confrontarmi con i tecnici del comune, né con la ditta che ha presentato il progetto. Sarebbe stato utile questo fatto, per fare una disamina precisa del progetto, vedere i lati positivi o i lati negativi di questo progetto, vedere se rientrava o meno nell'interesse dell'amministrazione o meno. Per cui tutto questo mi ha reso proprio in una situazione di non guardare con bene questo progetto. E poi anche dei dati che abbiamo saputo, oltre a quelli detti dalla consigliera Piccioni, che sono dei dati precisi, questo fatto che una ditta che possa avere 2.500 euro come base per poter fare proprio un investimento che non solo costerà qualche milione di euro, per non dire forse una decina di milioni di euro, mi sembra una cosa a
appunto come ha detto, della condivisione di sabato cinesi, che purtroppo in Sicilia ce ne sono state tante e che hanno portato poi i risultati che abbiamo visto. Siamo arrivati a pochi giorni che poteva essere là per Firenze a sé. E poco fa è stato detto, forse non abbiamo più tempo per riparare questo danno. Io dico che il tempo c'è, anche se manca un po' di giorni. Perché voglio fare una domanda tecnica e penso che noi su una domanda tecnica, poi abbiamo i nostri due tecnici in aula, possiamo provare a legare per mettere in lucetto questo progetto. Primo, vorrei sapere se noi abbiamo fatto, almeno che io sappia, io non lo so, tranne che non sia stato fatto di nascosto, ma penso che di nascosto non può essere fatto perché si vuole in consiglio comunale, se sia stata fatta una variazione al piano regolatore generale che io conosco e conosco bene, perché l'ultimo piano regolatore è stato approvato dall'allora mia amministrazione. Se mi potete rispondere prima su questo. E se non sono state fatte variazioni sul bilancio e sul piano regolatore generale, noi abbiamo nel piano regolatore generale le norme di attuazione votate da questo consiglio comunale. Da questo consiglio comunale. Allora, quando fu votato, anche se non c'erano molti componenti di questo, ma questo consiglio comunale che è sacro, perché è una continuità dei consigli comunali che hanno dato per le norme di attuazione, le norme di attuazione del piano regolatore generale dicono che questo insediamento industriale non può essere costruito in zona agricola. Quella è una zona agricola a tutti gli effetti. Vorrei capire come, quando possiamo dare noi un'autorizzazione contraria alle norme di attuazione al piano regolatore generale. E secondo me a questo punto il nodo che ci potrebbe portare ad un nodo o almeno a prendere più tempo in modo tale da ragionare con l'ARPA, con la regione siciliana e con chiunque, possiamo su questo punto noi mettere uno sbarramento e avere una discussione molto più seria per poi portare alla volontà della città e del Consiglio Comunale alla non realizzazione di questo impianto. Io ritengo che questi siano i passaggi e ritengo anche grave che noi, la maggior parte dei consiglieri comunali, non abbiamo saputo, anche se una nostra colpa, così come ha detto il consigliere Ciccioli, forse è stato fatto in un periodo di ferie, nell'estate, in estate la pubblicazione è stata pubblicata. E per cui un po' di distrazione da parte di tutti c'è stata. Ma questo non giustifica, e ritorno alle prime parole che ho detto nel mio intervento, che qualcuno venga a casa nostra e possa entrare senza bussare. Grazie. Per arrivare a un complessivo di 60.
e questo non si sposa con quello che c'è scritto oggi nell'altro documento, che è la relazione tecnica con l'integrazione del codice CER, dove parla di 420 tonnellate di materie prime che si possono trattare al giorno, per un totale di 130.000 tonnellate. Quindi qua c'è un'incongruità, non riesco a capire. E come diceva prima la collega Piccioni, su tutti i codici CER raggiunti, si evince che questo qua è un classificatore a tutti gli effetti. La domanda che mi pongo è anche una, eccola là, quali sono i benefici per portare a rendere questi impianti? Me lo chiedo, se non riesco a trovarmi una risposta, se non riesce a darci una parola diretta, che quanto pare forse ha dato anche lui un parere favorevole sul lato della viabilità e sul lato dell'ambientale e quant'altro, non lo so, mi sono queste volte, io non ce l'ho per le documentazioni, di parere da queste nostre. Stavolta nei nostri tecnici, forse qualche giorno dopo arrivato qualche parere, non lo so, così mi ci avrò detto. Grazie. Prego, buongiorno. Grazie. Grazie, signor sindaco. Già è stato detto che per 6 mesi non è andato assolutamente nulla. Mi hanno vado a su quello che c'è da dire su questo impianto che era realizzato a Fremomondo, che dovrebbe essere realizzato a Fremomondo. Lei ha concluso il suo intervento dicendo che ben poco avremmo potuto fare più che no, perché già questo stesso consiglio comunale, questo confronto, fosse venuto prima, sarebbero emesse queste criticità, che non sono cose di poco conto, considerando che i luoghi, la provincia di Ferrara, luoghi in Macerata, dove questi impianti già esistono e dove già ben viene evidente articoli di stampa, criticano questi impianti con le loro emissioni, con le loro sigarette, e quanto non c'è di negativo che portano questi impianti. Stiamo parlando di qualche cosa non di nuovo, ma già di risaputo. L'unico a non saperlo eravamo noi. Sarà breve, perché già è stato detto tutto, è inutile dilungarmi e ripetere quello che già hanno detto i colleghi consiglieri. Se lei era scarso di idee su come obiettare questo progetto, credo e spero che questo consiglio comunale gli abbia dato qualche supporto. Se è questo, e per quel po' che io ho potuto andare quando sono consigliere comunale, sono per amministrare, chiedo quando è più possibile cedere la sua obiezione al progetto e una sua resa di coscienza subito dopo con delle dimissioni per non aver saputo affrontare il problema con la dovuta accuratezza, con la dovuta attenzione. Una risicamente con se
dice gli impianti di produzione di energia elettrica, in questo caso di biomassa, sono equiparati, di cui all'articolo 2,1 lettera 10, che sono gli impianti di cui stiamo parlando, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vicenti piani urbanistici. Quindi il parere preso dall'ufficio tecnico non poteva essere altrimenti negativo. Avrei commesso un abuso d'ufficio, penso che sia ben chiaro. Non c'è norma che mi precluda il fatto di poter lasciare un parere urbanistico così. Per quanto riguarda... Scusa, che discarica o di inceneritore. Bene, questo impianto di biometano non è né una
aumentato in realtà da 190 tonnellate, come fa oggi a portare 420. Andiamo a vedere. Consiglio comunale, perché ci sono 5 consiglieri comunali dentro la commissione che rappresenta la maggioranza e la minoranza di questo consiglio.
anche con un confronto con la ditta, con i tecnici della ditta, poi pubblicizzato, investire associazioni, sindacati, cittadini, tutto quello che era possibile immaginare, ma con un fatto propedeutico all'atto di qualsiasi atto, determina, autorizzazione e così via dicendo. E io ritengo ancora di più, anche se dice che le norme attuative non possono bloccare una legge, io ritengo che in regione siciliana, che è una regione a statuto autonomo, dove la regione e l'assessorato al territorio ambiente costringe tra virgolette i comuni a presentare i piani regolatori con tutte le norme attuative, perché c'è da presentare. E una volta che vengono approvate sia il piano regolatore che le norme attuative, perché la delibera ultima di approvazione del piano regolatore ce la rilascia poi l'assessorato regionale, perché su quella sa che nel territorio di Francofonte ci sono quelle norme di attuazione e per cui qualsiasi attività, anche svolta dall'assessorato regionale o da chi per cui qualsiasi altro ente, si dovrà andare a confrontare per le norme di attuazione del questo regolatore, perché se no che se ne va, perché non fanno il piano regolatore in questo Consiglio Comunale. E l'abbiamo portato a Palermo. Che senso ha che stiamo andando a rivedere il piano regolatore e che poi l'assessorato regionale lo guarderà e lo approverà o meno a secondo delle indicazioni che ci darà. E noi poi liberamente possiamo fare che chiunque venga possa non attenersi alle norme di attuazione del piano regolatore. Questo secondo me è un passaggio sbagliato, è un passaggio che preclude a qualsiasi tipo di delega e di deliberazione di via libera a questa situazione. Prima c'è il consigliere Russo. Prego, consigliere Russo. Sì, grazie Presidente. Io rimango basita dalla relazione del tecnico. Rimango basita e chiedo che venga letto in aula il parere che lui ha rilasciato. Voglio conoscere la data in cui lui ha rilasciato il parere e chiedo che in aula venga letto il suo parere. Ricordo che il capo dell'ufficio tecnico è incaricato con articolo 110, quindi è fiduciario del sindaco. Il sindaco quindi era a conoscenza dal primo minuto, perché non posso pensare che un dirigente nominato da lui stesso non si confronti con l'amministrazione tutta. Mi viene veramente difficile pensare questo. Poi voglio chiedere un'altra cosa alla dottoressa Foresta, se il parere igienico-sanitario rilasciato dal sindaco come massima autorità sanitaria sul territorio sia secondario all'ARPA. Questa è una domanda che poco fa non ho fatto, lo dovevo fare sull'intervento di prima. Perché se il sindaco aspettava il parere dell'ARPA per dare il suo parere, sembra che lui lo avrebbe subordinato ad un parere negativo dell'ARPA. Io ritengo invece al contrario, che indipendentemente dal parere positivo o negativo dell'ARPA o dell'ASL o di tutte le leggi del popolo, scusate, o di tutte le altre amministrazioni preposte a rilasciare il parere, ritengo che il parere del sindaco in quella conferenza dei servizi non sia assolutamente secondario, anzi in quel momento, in quel preciso momento a luglio, avrebbe dato la possibilità di bloccare poi tutto l'iter. Poi voglio leggere, per quanto riguarda, concordo con l'intervento naturalmente del dottore Giuffrida, per quanto riguarda il piano regolatore, che non è assolutamente vero quello che ha detto l'architetto in serra. A tal proposito le voglio leggere che molto spesso, naturalmente in questi due giorni, anche se non siamo tecnici, ma ci siamo un po' documentati, come diceva il consigliere Picciano, abbiamo fatto di tutto per capire in due giorni quello che il sindaco non ha fatto in sei mesi, per capire, per dare risposte certe ai cittadini. Molto spesso i comuni vengono tratti in inganno a causa dell'inciso contenuto nell'articolo 12,3 decreto legislativo 387 del 2003, sopra citato, ove si afferma che l'autorizzazione unica costituisce, ovvero occorra, variante allo strumento urbanistico. Questo non significa che gli
impianti per la produzione di energie rinnovabili possono essere collocati ovunque nel territorio comunale, ignorando, ovvero ancora peggio, manifestatamente violando i tratti fondamentali della strumentazione urbanistica che il Comune si sono dati nell'esercizio delle proprie prerogative nella disciplina del territorio. Questo naturalmente a rafforzare l'intervento del dottore Giuffrida, perché comunque se noi abbiamo un piano regolatore non è che arriva la regione e ce lo stravolge solo perché è stato rilasciato un parere. Quindi condivido naturalmente anche l'intervento dell'ingegnere Moschetti, ma oggi ritengo che non ci sia più il tempo, ritengo che tutto questo andava fatto 6 mesi fa. Incontrare, venire a fare un consiglio comunale insieme alla ditta, informare i cittadini, perché oggi non possiamo, cioè non lo sappiamo se questo impianto, se questo impianto è inquinante, non è inquinante, oggi dobbiamo non dire se questo impianto va bene o non va bene. Oggi necessita una presa di posizione vera del popolo di Francoforte. Solo questo oggi necessita. Perché non ci sono più tempi. Cioè tra 2 giorni la regione rilascerà l'autorizzazione senza che nessuno, compreso il sindaco, abbia mosso un dito. E questo i cittadini di Francoforte non lo vedono. E per questo, per questa superficialità, rinnovo nuovamente il sindaco di una presa di coscienza e chiediamo questa sera stesso le sue dimissioni. Grazie. Avevo dimenticato un passaggio sul problema dello scarico fognario, dove l'architetto ha detto per problemi igienici riferenti all'impianto solamente con servizi igienici si può fare, perché là non c'è un impianto di fognatura, sicuramente le poste IMOS e così via dicendo, ma per lo scarico industriale che facciamo? L'AFA può dare sul mio territorio, dico mio come appartenenza di cittadino, qualsiasi autorizzazione a poter scaricare anche sul fiume. Ma di chi stiamo parlando? Io voglio vedere se là dentro anche un progetto di canalizzazione delle acque prese di questo progetto, che non cadono all'interno del fiume. Se c'è, potrebbe essere ancora regolato dal punto di vista tecnico, ma non regolare la procedura e altre situazioni. Signor sindaco, lei vuole venire? Ma io volevo chiedere alla consigliera Russo quel passaggio del che non costituisce variante allo strumento urbanistico, se un articolo, se un considerato o un qualcosa che è un articolo di legge, è stato considerato di qualcuno, è stato inserito da, per capire che cosa è, anche questo è un aspetto importante. È stato inserito in una serie di pareri, perché queste ditte soggetta, chiamiamola, è l'assessorato stesso che lo dice, è l'assessorato del... No, non mi viene spiegato.
chiamo Nelia. Angela. Il 25 luglio 2017.
che gli stessi possono essere ubicati in zone classificate a livello dai vigenti piani urbanistici, come recita il comma 7 articolo 12 della medesima legge, che era la 387 del 2003. Io dico, lei ha chiesto, piano urbanistico, l'unico passaggio è quello, compra la legge che ha rispetto a quello dell'acqua.
Sì, grazie dottoressa. La sua risposta mi conforta, cioè, sul fatto che io da primo intervento le dico che comunque che tutti i pareri erano sullo stesso piano. Lei il sindaco che stava aspettando ancora il parere dell'ARPA. Cioè, il parere è ovvio che era alla pari di quello dell'ASP, di quello dell'ARPA, di quello dei vigili del fuoco. Che è da chiarire anche questo, perché non si capisce, che, o meglio, non c'è scritto che conforme al nostro piano regolatorio generale. Ma il sindaco aveva un altro compito in quella conferenza dei servizi, che era quella di avvalersi del principio di precauzione a tutela della sua cittadinanza. È una cosa ben diversa da quella che io ho chiesto dall'inizio al tra l'altro ieri è stato presentato un ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica
per quanto riguarda gli impianti di Calate Fini e quello di Francoforte, a questo punto che quando siamo sbagliati. Per questo dobbiamo essere positivi e cercare di stare un po' sul pezzo e capire dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare. Comunque, per trovare la proposta di sospensione di 5 minuti, che è favorevole, allora arriva. Allora dobbiamo, però un attimo. Dobbiamo anche rinominare gli sfruttatori, perché ovviamente io sono vero tutta quello che hanno sfruttatori. Ma non c'è bisogno, dottore, mi chiedo lo fare. No, due consiglieri sono usciti. Allora, scusatore, Merenda, Vinci e Puso, chi è favorevole? Allora, in realtà, ai voti la proposta di sospensione alla parità. Con la conseguenza che non è stato verificato se nell'area in cui si vuole realizzare l'impianto di
la valutazione di impatto ambientale, non essendo sufficiente la sola valutazione integrale ambientale. Per questi motivi si richiede che il Dipartimento regionale di indirizzo deve valutare le suddette osservazioni per la verifica della sussistenza di tutti i pareri richiesti per l'emanazione della valutazione integrale ambientale e fornire riscontro a comuni di Tracoponte prima che siano intervenute ulteriori azioni nel competente sede. Questo quanto stato deciso da tutto il Consiglio Comunale, presente nella riunione fatta durante la sospensione del Consiglio. Ora io passerò i voti, dopodiché passeremo i voti anche all'immediata esecutività del documento, che domani, cioè che proprio documento, che domani la segreteria si occuperà di inviare via PEC urgentemente il documento che abbiamo votato stasera. Chi è favorevole al documento appena letto? All'unanimità? Fatto.